L'olandese Wilkes, nuovo mezzo sinistro, e l'argentino Basso, nuovo terzino centrale, assistono all'allenamento dei reduci dalla tournée americana. Amadei più degli altri ha bisogno di sveltirsi, quanto a Niers deve soprattutto riacquistare precisione nel tiro. In ritardo di preparazione anche Lorenzi, e lo dimostrerà sbagliando facili gol. A San Siro tutti gli sguardi su Wilkes. Eccellente presentazione questa staffilata rasoterra, e quest'altra che costringe il portiere padovano a parare in due tempi. Ancora una parata di Romano, poi Fattori approfitta dello scontro fra Lorenzi e il portiere per segnare senza ostacolo. Continua la pressione dell'Inter. Il Padova sta per essere travolto, ma all'ultimo istante il miracoloso recupero di Zanon evita il sicuro gol. Altri ne risparmieranno i neroazzurri, mancando diverse occasioni come questa. Nella ripresa il Padova si fa intraprendente. Al 24esimo minuto tiene il pareggio. Il colpo di testa di Prunecchi sorprende Franzosi. Vano il ritorno offensivo dei neroazzurri. Ultima occasione. Wilkes centra. Niers si mangia e il gol della vittoria.